Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con noi che abbiamo fatto un favore a Zeke e una Trish. E ora direi che è arrivato il momento di farci una riposatina. Vorrei però trovare, prima di andare appunto, altri tre frammenti dell'esplosione. Per così, signora però, anche lei, aumentare le nostre sfere di energia. Ecco fatto, ottenuto. Prendiamo la metro e torniamocene a casa. Tra l'altro, non mi ricordo se è un'abilità di Infamous 1 o 2, ma mi ricordo che c'è tipo un'abilità per andare più veloce sulle rotaie, diciamo. Praticamente, quando sei su una rotaia e schiacci R1, che è il tasto questo qua che ci fa usare la planata, ti fa tipo il boost di velocità su appunto la rotaia. A questo punto, visto un po' come è il primo, secondo me è un'abilità del secondo. Però magari in realtà mi sbaglio. Ed eccomi arrivato, Zeke. Eccomi a casa. Questa storia del supereroe è una favola. Crimini risolti, donne che ti adorano. Potrebbe piacermi questa vita. Non sei un vero supereroe, Zeke. Diamine, vuoi che non lo sappia? Ma ciò non toglie che anche io abbia assaggiato la bella vita. Eh beh, certo. Possedere questi poteri non è esattamente uno scherzo. Sei pazzo. Ti adorano tutti qui, fratello. Sai quanto mi è stato d'aiuto? Merda, devo andare. La sorella di Dwight sta fremendo. Non so se mi spiego. Vai. Grande e buono sono di rado la stessa persona. Winston Churchill. 17° giorno. Moia, sto andando alla prossima sottostazione. Meno male. La sua posizione è segnata sul tuo GPS. Ci sono anche nuovi sviluppi, ma ti richiamo non appena avrai attivato la corrente. Va bene, signora. Dobbiamo andare di là. Dunque, la sorella di Dwight mi ha mollato. Ma va? Che disastro. Credevo fosse una cosa seria. Per me lo era, sai. Volevo trattarla bene, lasciare che la storia maturasse. Non cercavo una notte d'avventura, ma qualcosa di più. Come te, Trish. Beh, comunque lei arriva e mi dice che ha giusto un paio di minuti. Comincia a dire che mi vuole davvero bene, ma che mi vede solo come un amico. Sarò sempre tua amica, Zeke. Mi ha detto proprio così. No, Zeke è stato frenzonato. Nessuno le capirà mai. Oh no, Zeke è stato frenzonato. Dio mio, che salto incredibile che abbiamo fatto. Tra l'altro mi chiedo se questi cavi qua erano anche passabili già prima, effettivamente. Non ci ho pensato. Però noi avremmo potuto passare da questa parte del ponte già prima. Non che ne hai bisogno, per carità, però. Tra l'altro, chissà quant'è la speedrun di questo gioco. E chissà se c'è differenza, scusatemi, tra karma cattivo e karma buono. A livello di speedrun, intendo. Ecco fatto. Ho colpito queste persone per sbaglio. Ok, eccoci alla sottostazione. Fare l'eroe. E se facciamo il karma cattivo, cos'eravamo? Poi fare l'antieroe? Andavo a aiutare Trish a caricare l'autobus. Camminava a braccetto con un altro. Non mi ha neanche guardato. Mi spiace, amico. Dovevo immaginarmelo. Ma ha sempre fatto così. Nulla di grave, comunque. Ora sono di nuovo libero di spassarmela. Beh, se posso dirtelo, sei tu che ti sei fatto i film mentali, eh. Sei tu che ti sei fatto tutti i film, io e lei ci mettiamo assieme tutto il resto, quindi... Lei aveva tutto il diritto di fare quello che voleva. Ah, il razzo! Bello! È utile questo. È una mossa molto buona questa.
Col triangolo? Esatto. Bello, bello, bello il questo qua. Fantastico. L'ho mancatissimo. Allora, prima di proseguire, vediamo se ci sono qualche potenziamenti per questo. Dopo aver lanciato il razzo, spara per un fulmine R1 per indirizzare il razzo verso l'obiettivo. Oh, carino. Mentre se lo facevamo cattivo ne sparava due. Se facevamo il cattivo, con questo ne sparava due più dei mini razzetti. Vediamo di qua invece. Investiti dallo scopo, frutto temporaneo. Allora, c'è da dire che in questi giochi te li fanno apposta essere cattivi perché sono più divertenti. Cioè, non ci sono cazzi. Essere cattivo ti dà dei bonus comunque molto più interessanti, veramente. Vai, beccalo. L'ho ucciso con un fulmine prima che arrivasse il missile, bravissimo. Bello, questo potenziamento è utile. Madonna mia, ne ho colpiti così tanti in una botta sola che il gioco ha dovuto fare fatica persino a caricare il tutto. Dove sei? Non lo so. È qua sotto. Dai, esci fuori. Vabbè, l'ho colpito, va bene così. Non la vedo. Scusami, se fosse qua sotto in ogni caso è morto, quindi. Dove dobbiamo andare? Sempre dritto, immagino, vero? Esatto. Preso in pieno. Oh, col, col, col. Sei uno stronzo. Maledizione. Perché non ti aggrappi dove devi? Maledetto. Ce n'è uno qua sopra. Benissimo. Lo spingiamo di sotto in acqua, allora. Ecco fa. Ah, ma era morto. Era uno di quelli che già avevo colpito. Fantastico. Allora, aspetta. L'ho ucciso? Almeno lo scudo sicuro gliel'ho rotto, quindi almeno un vantaggio l'abbiamo ottenuto da questa azione. Benissimo. Vediamo. Ciaone. Non credo di averlo ucciso mai. Benissimo, indirizzandolo. L'abbiamo colpiti. Indirizzandoli in questo modo siamo riusciti a colpirli e essere vittoriosi. Se tu sei ancora là sotto, sicuro sei morto. Benissimo, andiamoci a prendere la giusta ricompensa di energia. Non so dove tu sia, quindi dall'altro lato. Ancora un pochino. Benissimo. Credo sia volato di sotto in acqua, quindi è qui da qualche parte ed è ancora vivo. Non più. Comunque il razzo è mega utile per togliere lo scudo a sti stronzi che hanno degli scudi fatti di cartone che ti riescono a bloccare tutta l'elettricità, il che è incredibile da parte loro. Perfetto. Sciocca la testa, ma è ancora vivo? Incredibile. Due colpi ci sono voluti. Bravissimo lui. Magari con un colpo di razzo lo uccidevamo pure in un colpo, ma eravamo già più al sicuro stando là in fondo, quindi. Dove siete? Vieni qua. Perfetto. Ma sì. Ecco fatto. Dove sei? Complimenti. Ah, sei qua sotto tu. Bravo. Bravo, 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 bravo. Fatti vedere che così ti spacco la faccia ed elettrizzata nel culo. Aspetta, voglio vedere se funziona. No, il colpo questo qua caricato non conta come colpo singolo, non conta come multipli colpi. E abbiamo fatto l'eroe e abbiamo riportato l'elettricità. Benissimo, siamo stati bravi anche oggi. Game Nuts.
Ok, questo vuol dire essere meno... Ma come mi hanno reso più malvagio? E abbiamo altre due missioni. I droni non autorizzati pattugliano il Dedalo. Visto che non sono nostri, è il caso di controllare. Sembra anche che gli spazzini vogliano violare la quarantena. No! Un'altra cosa. Dì al tuo amico Zeke di smetterla di chiamarmi. Se vuole fare l'eroe e seguire piste, affari suoi. Ma io non voglio saperne. Sì. E c'ha ragione. Ti sei messo in testa. C'ha ragione anche lei, scusa, mi stanno lavorando, Zeke. Comunque te lo dico io, Cole. Invidia. Vuole essere eroe tanto quanto lo sei tu. Allora, qual è delle due la missione migliore? L'attacco di Alden e i droni spia. Allora, l'attacco di Alden è esattamente dove mi ero fermato col mio vecchio gameplay cattivo. Io andrei prima a fare... Ah, ma ce n'è una terza? Sono tre le missioni, ok. Protocollo standard. Droni spia? Dai, facciamo i droni spia. Aspetta che c'è un tizio esplosivo. Vieni. Dove va? Dove va? Vabbè, è morto. È fluttuato via con tutte le sue bombe. Vabbè. Oh, ma quanto mi ci vuole diventare iper buono? Ed eccoci arrivati alla missione dei droni spia. È la nostra occasione, Cole. Uno degli UAV che pattugliava il Dedalo si è schiantato. Recupera la scatola nera e proverò a capire chi li controlla. Va bene, signora. Tanto adesso sicuro arriveranno gli spazzini a cercare di picchiarci. A posto, l'ho trovata. Oh, incredibile. Della scatola con il telefono. Incredibile che non è arrivato nessuno. Dove sei? Come pensavo. I primogeniti si servono dei droni per trovare la raggiosfera. Sono convinti sia in quest'area. Sanno qualcosa che ignoriamo? No, ma non possiamo rischiare. Trova gli altri droni nella zona e abbatteli per recuperare i registratori di volo. E Cole, gli UAV sono programmati per autodistruggersi in caso di schianto. Non so perché quello non l'abbia fatto, ma gli altri potrebbero. Avvicinati subito quando ne abbatti uno. Va bene, sarebbe interessante sapere... Eccoli là. Stavo dicendo, sarebbe interessante sapere dove sono. Va bene, dirigiamoci al primo. Cerchiamo più che altro di intercettarli. Non sarà una cosa facile, purtroppo. Non sarà facile. Però ne ho uno alla schiena, aspetta. Forse è esatto, meglio andare... Dal più vicino al più lontano. Non lo vedo più, non lo vedo più. Porca puttana. Sono velocissimi. Devo solo colpirli e arrivare la prima che il coso si autodistrugga in pratica. Allora, vediamo se riusciamo. E no, l'unica cosa che posso fare è aspettare che si avvicini da qualche parte. Eccolo, eccolo, eccolo. Porca puttana. Dall'altro lato. Eh sì, col cazzo che l'abbiamo abbattuto. Però l'abbiamo danneggiato, almeno quello. Io lo so che il gioco vuole che io li colpisca con i missili, ma non è facile neanche colpirlo normalmente. Oh, finalmente. Mamma mia. Già tirarne giù uno, voglio dire. Che impresa. Ecco il mio prossimo bersaglio. Se solo fossero facili da colpire, mannaia a loro. Eccolo di nuovo. Perfetto. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo, 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 arrivo. Eccomi, eccomi, non volare via. Ok, uno è là dietro, perfetto. E siamo a meno due. Che uno sta già fumando, quindi vuol dire che non è impossibile da prendere. Voglio farti sentire una Kessler? Cosa, Cole. A caso, così? Basta! Per pietà, farò tutto quello che vuoi. Sei un vero duro. Al contrario, sono debole, molto debole. Ma è per questo motivo che faresti meglio a imparare molto bene questa lezione. Tutti hanno un limite. Tu, io. Anche la cara tenera Sasha. Ciò che distingue il forte dal debole è la capacità di sopportazione del dolore. La capacità di amare il dolore, non importa quanto grande, senza mai perdere di vista l'obiettivo. Ah, certo. Te lo ricorderai, vero?
Su, sicuro. Sicuro, sicuro, me lo ricordo. Me lo scrivo proprio. Perfetto, finalmente. Santo cielo, quanto ci è voluto a diventare eroe, ma ce l'abbiamo fatta. Maledizione, 12.000 punti. Ogni volta che colpisci un nemico ti ripristina l'energia. E beh, meno male. Eccolo. Oh, dove va, dove va, dove va? Merda, è sopra. Ah no, è sotto, è sotto, è sotto, che culo. Uff, meno male. Non avrei mai fatto in tempo, probabilmente. Prendilo. Ok. Andata bene. Dovrebbe essere l'ultimo. Il tuo telefono non ha la banda necessaria per inviare quei dati. Hai bisogno di un collegamento satellitare. Ce n'è uno in cima al vecchio Coleridge Building. Dovrebbe funzionare ancora. Ok. Dobbiamo solo fare attenzione a quelli con lanciarazzi. E ci siamo. Dov'è? Eccolo lì. Dai che ci... Che volo si è fatto? Vabbè, è morto? Sembrerebbe di sì. Sono molto soddisfatto. Ce n'è ancora uno però, vero? Non lo so. Bravo. Bravo stronzo. Che si è lanciato un lanciarazzi sui piedi per farmi Dovrebbe morire. Dovrebbe essere l'ultimo. Il tuo telefono non ha la banda Complimenti. Necessaria per inviare. Pur di mazzarmi, questo si è sparato sui piedi come il soldier di Team Fortress 2. Un genio. Perfetto. Questo è volato di sotto e... Non è neanche morto, incredibile. Il problema è che prima mi c'ero liberato di tutti quanti. Ora sono ritornati tutti. Dai, vola di sotto. Prendi il frammento, perfetto. Vola di sotto anche tu. Addio. E con questo, via. Dovrebbe essere tutto. Ci vorrà un po' per mettere ordine tra questi dati. Ti contatterò appena scopro qualcosa. Certo. Dimmi dov'è quella dannata sfera, così posso uscire da questo inferno. Esatto. Perfetto, eliminato con un razzo. Direi che è andata alla grande. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.